Tu mi hai fatto una lista di domande Sì, ipotetiche, no? sì. Che sono abbastanza conseguenziali. Possiamo fare come vuoi, eh? Però io preferirei che tu mischiassi il mazzo delle carte Sì, e sì, tiri sì. fuori Va bene. una a caso. Va bene. Io preferisco, ma c'è una ragione. Cioè, nel senso che penso di non essere così conseguenziale, anche se ho fatto una storia mia. Cioè, dal punto di vista, diciamo, progettuale, non c'è per me un prima o un dopo. Ok. Ok. Non c'è una causa-effetto. Ecco. Allora, se tu mi fai queste domande, io oggi ti rispondo in un certo modo, ma se tu domani mi fai le stesse domande, io ti rispondo in un altro modo. Va bene. Dove mettermi alla prova a farlo? Dai, No, 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 dimmi, no, no. Va bene. da quale cominci? Allora, effettivamente, perché anche chiederti chi è Alessandro Guerriero, effettivamente potresti rispondermi in mille modi diversi. Ok. Da dove partiamo? Non lo so, caspita. A me interessano tutte. Partiamo dall'animismo. Ah, bello questo, bello, Questa bello, mi piace questa mi cosa. piace. Allora, beh, sì, cioè nel senso che io penso di essere uno dei pochi animisti designer, se ce ne sono ancora qualcuno in giro. E ho fatto, a parte la mia attitudine, ho fatto diversi lavori in questa direzione. Intanto devo dire questo, che io in casa parlo con le cose. Ok. E l'ho tenuto nascosto per decenni perché avevo paura delle recriminazioni degli altri perché dicevano questo è matto, ma andrebbe bene anche. Però adesso invece lo dichiaro apertamente, cioè io quando sono a casa parlo con le cose perché penso che le cose hanno un'anima e per cui sono ovviamente un animista. In altri casi ho fatto dei progetti molto precisi su questo argomento e uno dei quali si chiama spiritelli, sono gli oggetti che ti tengono compagnia, cioè il progetto di oggetti che ti tengono compagnia. Erano piccoli oggetti di circa 35 centimetri, evidentemente antropomorfi, che ho fatto progettare diverse persone, poi ho fatto una mostra già ancora alchimia, quello che si chiamava allora Museo Alchimia, che era in via Torino, e ho fatto questa piccola esperienza interessante. E che dire altro?